bellissimi a vedere quando fanno le loro evoluzioni, però poi il turista che viene qui e si ritrova pieno di escrementi non ci fa un'ottima pubblicità. Mi chiamo Marco Leva e mi occupo di igiene ambientale. In questo momento mi sto occupando dell'allontanamento incruento degli storni su Roma Capitale. Quando noi gli diamo il disturbo incruento con il laser, una parte andrà a trovarsi un altro punto per passare la notte, per dormire, e soprattutto è un discorso anche di igiene. No? E i laser sono fastidiosi per gli storni o no? Se gli colpisci gli occhi, sì, infatti come vedete io non vado sugli storni, ma vado sulla chioma. C'è una tristezza per te di farlo perché disturbi gli storni? Sì, no? Sto creando un disagio che non gli comporta nient'altro che quello di un leggero fastidio. Faccio questo lavoro, ma io sono un ecologista, sono un amante della natura e rispetto alla natura. Beh, non credo che sia molto efficace, tanto alla fine penso che siano altri problemi di Roma, anzi è bellissimo camminare e vedere gli uccelli che volano nel centro. Faccio un allontanamento incruente, loro vedono questa luce e vanno via. Sei convinta? Va bene, sì, va bene, l'importante è che non vengono, cioè, che non vengono sfollati alle periferie romane. No. Cosa vedete per quanto riguarda i risultati? Se qui prima l'albero era strapieno, molti sono andati via e credo che qui dal rumore che fanno ce ne saranno non più di un centinaio, erano molti di più. Quindi diciamo che siamo riusciti a contenere in parte il problema, anzi siamo ad un 10%. Non è una guerra però, attenzione, è più che altro un giocare, va. Io gioco a dargli fastidio, loro se ne vanno da una parte o da un'altra, però il tutto volendoci bene.